L'intelligenza artificiale generativa colpisce moltissimi ambiti della creatività, la musica, l'arte visuale, la fotografia, la pittura. C'è un grande timore rispetto a questo fenomeno. Tu sei un interprete, lo stai usando anche molto come strumento. Qual è la tua posizione? La mia posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale è un po' è la stessa posizione che negli anni 90 mi hanno portato a sperimentare e a lavorare con il computer e i primi software che lavoravano con l'immagine digitale. Quindi io sono un fautore della ricerca, artistica o comunque creativa, legata all'utilizzo di intelligenza artificiale. È uno strumento in più, non vedo timori se non quelli naturalmente legati a un utilizzo pubblico, dove può essere pericoloso perché crea una realtà distorta, come quello che succede e che non siamo, diciamo, il nostro sistema non è riuscito ancora ad oggi a controllare, che è il sistema delle fake news. Quindi il controllo dell'intelligenza artificiale è in parte insensato. Credo che sia molto importante ad oggi creare una sorta di cartina tornasole che possa accorgersi dell'utilizzo di intelligenza artificiale rispetto al mondo reale, quindi nelle immagini, nel suono, nella letteratura. E credo che ci debba essere comunque una sorta di bollino rosso o comunque un sistema di decrypt rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Qual è, secondo te, la relazione tra l'artista contemporaneo oggi e queste tecnologie? Qual è il tuo approccio in genere? Penso che oggi un artista debba comunque sperimentare o comunque capire se il suo lavoro o comunque la sua poetica possa essere aiutata da uno strumento come quello appunto oggi dell'intelligenza artificiale o ieri comunque del mondo NFT e della blockchain. E, ad esempio, il mondo blockchain è un punto cardinale, l'NFT nasce prima che per il mondo dell'arte, la speculazione che c'è stata per il mondo dell'arte, nasce per mettere in ordine quella che è l'idea caotica della riconoscibilità di un'opera originale o comunque di una tracciabilità nel sistema dell'arte. E questo è molto importante e ovviamente è una tecnologia che spaventa il sistema, in questo caso il sistema dell'arte, perché metterebbe alla luce delle debolezze che sono delle debolezze di un sistema economico, di un sistema poco chiaro, che spesso va in conflitto con quello che è invece un'economia alla luce del sole. Oggi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale credo che sia una nuova spinta, una spinta in più, e soprattutto io credo anche a un vecchio discorso, cioè un'idea di comunque di mondo dell'arte, mondo della tecnologia, mondo della scienza e dell'etica in generale, che incominciano un dialogo. Questo dialogo naturalmente a volte può essere un conflitto, ma fondamentalmente un dialogo porta sempre comunque alla creazione di nuovi linguaggi, di nuove opportunità. Parlando con diversi artisti, spesso viene fuori il tema della commercializzazione del proprio lavoro. C'è ancora questa intermediazione delle gallerie, molti cercano di muoversi attraverso dell'intermediazione organizzata in modo diverso. Cosa pensi? Qual è lo stato oggi dell'intermediazione nel mondo dell'arte? L'intermediazione oggi ovviamente è entrata in crisi nel sistema dell'arte. L'idea di essere liberi, di essere autonomi, di organizzarsi attraverso piattaforme, la nuova cultura del fare arte e comunicare oggi è andata molto più avanti rispetto a quello che è il sistema dell'arte, soprattutto la figura del gallerista. La galleria per me è sempre stato, diciamo, il gallerista è stata una figura importante e sono stato fortunato perché
ho avuto sempre galleristi, ma soprattutto un gallerista in particolare, che non solo è stato quello che ha reso possibile, diciamo, la mia mostra e la commercializzazione dei miei lavori, ma è stato il mio referente, il mio mecenate, è stato il gallerista. È una figura illuminata, è una figura che dovrebbe lavorare insieme all'artista per sviluppare dei lavori, dei nuovi progetti, una sorta di manager, se vuoi, da una parte, ma anche di tutore del tuo lavoro e delle tue idee. Purtroppo il mondo dell'arte, il sistema dell'arte ha perso queste figure, l'intellettuale è scomparso e dietro al sistema dell'arte sono poche le figure, diciamo, legate a questa idea forse un po' romantica della galleria. Il mercato ha divorato tutto, quindi il sistema dell'arte è legato a un mercato, a una speculazione e quindi l'artista si è sentito solo e quindi pur di non scomparire, pur di non estinguersi, si è organizzato, si è riorganizzato. Il proprio studio diventa anche galleria, diventa punto di riferimento per collezionisti, e nascono le figure dei dealer, che quindi sono persone che vivono intorno all'arte, non fanno ovviamente gli investimenti di una galleria, ma supportano, diciamo, tra virgolette, la quotidianità dell'artista. Questo mette da una parte in risalto l'abilità dell'artista, quindi scompare completamente la figura romantica dell'artista che dipinge nel suo atelier aspettando il grande gallerista o il grande curatore o grande mecenate, e quindi si porta in un piano sfalsato rispetto a quelli che erano i disegni originali del sistema dell'arte. Dall'altra parte, questa autonomia porta alla fine di un mondo, un mondo che ha bisogno invece di ritrovare delle figure importanti, non solo che facciano denaro con gli artisti e con l'arte, ma che portino la cultura e soprattutto che portino il lavoro dell'artista ad un livello successivo.